Presidente, ben ritrovato. Ben ritrovato a tutti voi e a tutti i radioascoltatori. Buonasera. Oggi registriamo questa vittoria 2-0, i gol di Cavatorti e Giorno per la Luzzese, un turno in cui si registra anche questa vittoria dell'Aurora Reggio, quindi si vince forse nella giornata sbagliata, Presidente. Come state vivendo questo momento? Allora, guardi, naturalmente oggi l'importante per noi era vincere. Il fatto che abbia vinto l'Aurora Reggio e la Paolana per noi non è un problema, anzi, forse è pure meglio perché così si accorcia la classifica e non ci sono più i 10 punti di differenza tra la penultima e la quintultima. Noi dobbiamo fare corsa sull'Aurora Reggio con la speranza che non ci siano, che poi a fine campionato non ci sia la differenza dei 10 punti per andare a disputare i playout. Sì. Ma ciò che mi incoraggia di più e mi dà fiducia è la prestazione odierna. Oltre al solito gioco espresso, c'è stata la concentrazione e c'è stata quella cattiveria agonistica giusta che io sto predicando Da da tempo. inizio campionato, sì. Sì. Quindi forse vivremo una stagione accesa in cui la Luzzese potrà dire la sua. Chiaramente Reda ci ha sempre creduto nei momenti difficili, quando arrivava la vittoria. Oggi che è arrivata tra l'altro contro un Soriano che comunque è un avversario che rimane difficile da superare per chiunque, chiaramente aumentano queste chance, queste possibilità. Allora, noi oggi praticamente abbiamo versato una goccia d'acqua nel mare, cioè nel senso non abbiamo fatto nulla, però è goccia dopo goccia che si fanno i miracoli. Certo, se uno oggi guarda la classifica dalla Lucchese per spacciata, ma io ci credevo a dicembre e continuo a crederci tutt'oggi, insomma. Sì, Vincenzo. Bisogna cercare di andare a fare punti sicuramente a Reggio lì con la Reggio Regione Mediterranea. Mediterranea, almeno facciamo un punticino. È un po' quella gara, cioè quelle gare che uno non deve fallire. Ecco, ora lì è richiesta l'impegno davvero concreto, magari quello che poi alla fine c'è sempre stato, non è che voglio dire che, però forse magari mancava l'armonia, il gruppo forse, ecco, non so se è il termine esatto. Sì, diciamo che adesso giochiamo più da squadra, siamo più una squadra. Io oggi questo ho visto il campo con piacere. Vincenzo. Beh, sì, diciamo che si è ripresa la botta brutta e forte è stata quando ha perso davanti a quella partita, insomma. Lì è stata veramente una partita che sul piano, diciamo, del psicologico l'ha segnata sicuramente, però oggi, come dice il Presidente, c'è stata questa prestazione. Presidente, adesso in queste due partite, secondo me, si decide la sorte della Luzzese, perché di domenica, come ha detto lei, va andata a Reggio e poi avete in casa il Cuneo. E lì, insomma, queste due partite non potete fallire. No, sicuramente no, nelle prossime due partite sicuramente noi capiremo di che parte è fatta la Lucchese e le sue ambizioni per questi playout. Naturalmente andare a giocare lì a Reggio contro la Mediterranea sicuramente sarà una partita difficile, bisogna anche auspicarsi un po' di fortuna, quella che Sì. magari Certo. c'è mancata fino ad adesso. Speriamo bene, È chiaro che non si speriamo che possono tutto vada bene così. permettere passi falsi ancora, nemmeno loro, no? Perché chiaramente hanno perso in ormai passi casa falsi. con la Paolana, oggi in casa del Sersale, quindi insomma sarà davvero una Speriamo che gara oggi dura. sia 3, insomma. Va bene, dai.
Grazie Reda per l'intervento. La saluto grazie a voi e buona serata. Alla prossima. Buona